Ma perché? Uno, due, tre, prova. Ok, però sono ancora... Ok. L'849, esatto. Sì, cioè non è questo, è questo. Bene. Ditemi l'ok. Ok. Allora, bentrovati. Terza e ultima tornata della prima sessione Asta 247 Design senza esposizione. Partiamo subito con il lotto 149, base d'asta da confermare di 80 euro. Chiedo la conferma della base d'asta per la prima. Per la seconda. E per la terza, lotto 150. Manifattura italiana, lampada a sospensione, base d'asta da confermare, 80. Scusa, 150. Benissimo, base d'asta da confermare, 80 euro. Chiedo la conferma per la prima, per la seconda. E per la terza, lotto 153, base d'asta da confermare 80 euro, chiedo la conferma per la prima, per la seconda e per la terza, lotto 154, lino tagliapietra, base d'asta confermata se non sbaglio. La base d'asta è confermata, 100 euro, 120 il prossimo rilancio che mi arriva dal 9, 120 alla paletta numero 9, 140 il prossimo rilancio, 140 arrivati al 3, 160 euro il prossimo rilancio, 140 per la prima, 140 per la seconda, 140 per la terza, paletta 3. Lotto 155, base d'asta da confermare 80 euro, chiedo la conferma per la prima, per la seconda e per la terza. Lotto 156, base d'asta confermata, 100 euro, Carlo Nason, prossimo rilancio 120, 120 arrivano dal 7, 140, 140 arrivati al 2, 160 il prossimo, 140 per la prima, 140 per la seconda, 140 per la terza, paletta 2. Vado? Lotto 157, manifattura italiana, base d'asta da confermare 80 euro. Chiedo la conferma della base d'asta per la prima, per la seconda e per la terza. Lotto 158, Lumi Milano,
Lampada a sospensione, base d'asta da confermare. 100 euro, vedo qua che c'è un errore, è anni 50 e non 550. Spero che comunque l'abbiano capito tutti. È stato un refuso. Base d'asta da confermare, 100 euro, chiedo la conferma. Per la prima, per la seconda, non mi fate ridere, e per la terza passiamo all'otto 159. Ostuni Giuseppe, lampada Peroluce pubblicata, base d'asta 200 euro da confermare, confermata, qualcuno l'ha vista, bene, 220 il prossimo rilancio, 220 euro il prossimo rilancio, 200 euro per la prima, 200 euro per la seconda. E 200 euro confermo alla paletta 1. 1? Ho detto 1 io. L'860 stil nuovo, ancora lampada da sospensione. Allora abbiamo anche un telefono che mi conferma 200 euro, giusto? Allora vengono confermati 200 euro dal telefono, il prossimo rilancio di 220. Arrivato i 220? Arrivati i 220 alla paletta numero 9, 240. Il prossimo rilancio è 240. 240 arrivano dal telefono, 260 il prossimo rilancio, altrimenti è 240 per la prima. Paletta 4, telefono. 240 per la seconda. E 240 per la terza, paletta 4, telefono. L'861, Carlo Nason, per Mazzega, anni 60, base d'asta da confermare, 200 euro, confermata all'8, ma era confermata anche al 9, che comunque aumenta a 220, è un rilancio, 220 arrivati al 9. 2 e... Ecco, scusami perché siamo un po' di confusione. Allora, all'8 a 2,40 il prossimo rilancio è di 260 euro. Siamo alla paletta numero 8, il telefono 240 euro. Il prossimo rilancio è di 2,60, altrimenti è 2,40 per la prima. 2,40 per la seconda. E 2,40 per la terza. Paletta 8, ma cosa sta succedendo qua fuori? Cioè è incredibile. Allora, l'862, manifattura italiana, lampada a sospensione, un saliscendi, esatto, 100 euro alla base d'asta da confermare. Chiedo la conferma della base d'asta per la prima. Per la seconda. E per la terza. L'8163 Stilux, lampada a sospensione, base d'asta da confermare è di 100 euro. Chiedo la conferma della base d'asta per la prima, per la seconda e per la terza. Passiamo all'8164 Peter Pelzel per. Ah no, per Vistosi abbiamo la base d'asta confermata, 150 euro, 150 sono arrivati alla postazione numero 1, ma arrivano anche i 160 per sistemare la tabella, 160, quindi il prossimo rilancio è di 180, arrivati anche i 180, 200 il prossimo rilancio, siamo alla paletta 9, 180 alla paletta 9, il prossimo rilancio è di 200, 200 arrivati al 7. 2,20 il prossimo rilancio. Arrivati i 2,20 alla paletta numero 1, 2,40 il prossimo. 220 per la prima. 220 per la seconda.
2,20 per la terza paletta 1. Lotto 165, manifattura italiana, lampada a sospensione anni 50, base d'asta da confermare è di 200 euro. Chiedo la conferma della base d'asta per la prima. Per la seconda e per la terza passo all'otto 166. Lumi Milano, grande lampadario, 16 luci, base d'asta da confermare di 200 euro. Per la prima, per la seconda e per la terza passo all'otto, mi si sta andando via la voce. Passo all'otto 167, coppia di lampade a sospensione stil nuovo, 200 euro la base d'asta da confermare. Per la prima, per la seconda e per la terza. Lotto 167. No, scusate, sì, lotto 168, Tony Zuccheri, base d'asta da confermare, 200 euro, lampada a sospensione per Veart, 200 euro la base d'asta da confermare, per la prima, per la seconda e per la terza. Lotto 169, manifattura italiana, base d'asta da confermare 150 euro, chiedo la conferma per la prima, per la seconda e per la terza. Lotto 170, Barovier, anni 70, 200 euro la base d'asta confermata? Non ho capito. 200 euro. Ah, confermata, sì. Allora, confermata la base d'asta alla paletta numero 2. Arrivano i 2,20 al 3, ma arrivano i 2,40 al 9. 2,60 il prossimo. Siamo a 2,40 alla paletta numero 9. Arrivano i 2,60 al 7. 2,80 il prossimo rilancio, altrimenti 2,60 per la prima. 2,60 per la seconda. 2,60 per la terza, paletta 7. Lotto 171, Fontana Arte, plafoniera, grande plafoniera, 75 centimetri il diametro, base d'asta da confermare è di 300 euro. Confermata la base d'asta alla paletta 9, prossimo rilancio è di 320 euro. Arrivati al 7, 3,40 il prossimo. Siamo a 320 alla paletta numero 7. 3,20 per la prima, 3,20 per la seconda e 3,20 per la terza, paletta numero 7. Stil nuovo, lotto 172. Base d'asta da confermare, 250 euro, chiedo la conferma della base d'asta per questa lampada a sospensione, per la prima, seconda e terza. Lotto 173, stil nuovo, modello Cosmo, base d'asta da confermare di 300 euro.
Chiedo la conferma della base d'asta per questo lotto, confermata al 9. Già confermata al 9. Siamo anche già a 3,20. 3,20, 3,40 è il prossimo rilancio. 3,40 arrivati al 7, 3,60 è il prossimo. Arrivati 3,60, 3,80 arrivati al 9. 400 il prossimo rilancio. 400 arrivati al 9, 4,20 il prossimo. 400, 4,20 arrivati al 9, 4,40 al 7, 4,60 al prossimo, 4,60 arrivati al 9, 4,80 arrivati anche i 500 alla paletta 7, 5 e 5, arrivati i 600 alla paletta 9, 6,50 il prossimo rilancio. 600 euro per la prima paletta 9. Arrivati 6,50, sempre alla paletta 9, 700 il prossimo rilancio. Arrivati anche i 700, 7,50 il prossimo. 700 per la prima paletta 9. 700 per la seconda. Arrivati anche i 7,50, 800 il prossimo rilancio. 750 per la prima. Arrivati gli 800, 8,50 il prossimo. 800 per la prima, paletta 9. 800 per la seconda. E 800 per la terza, paletta 9. Lotto 174. Poliarte Verona, base d'asta da confermare è di 300 euro. Base d'asta confermata alla paletta numero 2, 3,20 il prossimo rilancio. 3,20 arrivati, arrivati anche i 3,40 al 7, anche i 3,60 al 9, 380 il prossimo rilancio. 3,80 arrivati al 9, 400 il prossimo rilancio. 380 euro per la prima, paletta 9. 380 euro per la seconda. E 380 per la terza, paletta 9. Lotto 175. Arredo luce, lampada a sospensione. Base d'asta confermata, se non sbaglio. Allora, mi confermate? Allora, base d'asta confermata, siamo arrivati a 5,50, il prossimo rilancio è di 600 euro. 550 euro alla paletta numero 2. 600 arrivati a 2 e 3. Scusa, ma chi dei due? Ok, siamo a 650 euro alla paletta numero 2, 700 euro il prossimo rilancio. 6,50 per 7 arrivati alla 3, 800 il prossimo. 7,50? 7,50 confermati al 2, 800 il prossimo rilancio. 750 per la prima. Arrivati gli 8 al 3, 8,50 il prossimo. Arrivati anche gli 8,50, 900 il prossimo rilancio. 850 per la prima, paletta 2, arrivati i 9 al 3, 9,50, arrivati i 9,50 al 2, 1000, 9,50 per la prima paletta 2, arrivati 1000, 1000 arrivati al 3, 1100 il prossimo rilancio, 1000, 1200 al 3, 1400 il prossimo, no, scusa, 1300. Arrivati, 1.400 il prossimo. 1.300, arrivati anche i 1.400, 1.500 il prossimo. 1.400 per la prima paletta 3. Arrivati i 1.500, paletta numero
2, 1.600 il prossimo rilancio, arrivati anche i 1.600, 1.700 il prossimo. 1.600 euro per la prima, arrivati 1.700. Siamo alla paletta 2, 1.800 il prossimo rilancio. 1.700 per la prima. 1.007 per la seconda. Arrivati 1.008 al 3. Prossimo rilancio è di 1.900 euro. Arrivati 2.000. 1.900 alla paletta 2, 2.000 il prossimo. Arrivati 2.100. 2.000 per la prima. 2.000 per la seconda. 2.000 per la terza, paletta 3. Lotto 176, arredo luce. Base d'asta da confermare di 600 euro. Chiedo la conferma della base d'asta. Per la prima. Per la seconda. E per la terza, lotto 177, Mario Marenco, grande comico oltre che un buon designer. Base d'asta da confermare, 500 euro, chiedo la conferma, per la prima, arrivata? Arrivate anche i 5,50 al 9, 600 il prossimo. Siamo a 550 euro paletta numero 9. 6? 600 alla paletta 9. 6,50 il prossimo. 600 euro paletta numero 9 per la prima. 600 per la seconda. 600 per la terza paletta 9. Lotto 178. Cosa? Allora, 600 euro è la base d'asta che viene confermata per queste tre lampade a sospensione. E prossimo rilancio è di 650 euro. Arrivati alla paletta 9. 700 il prossimo. 700 arrivati al 9 di nuovo. 750 al 7. 800 al 2, 8,50, 8,50 alla paletta 9, 900, 850 per la prima, 850 per la seconda, 800 per la terza, paletta 9. 8,50 paletta 9, esatto. Lotto 179 è il primo di due pendenti di arredo luce, se non sbaglio, sì, arte luce, scusate. Allora, 1.000 euro è la base d'asta da confermare. Allora, abbiamo già il telefono che me la conferma. 1.100, abbiamo anche già i 1.200. Abbiamo anche i 1.300. Siamo a 1.300 paletta numero 7. Abbiamo un telefono o due? Non ho capito. Un telefono. Siamo a 1.300 alla paletta numero 7. Prossimo rilancio è di 1.400 euro. 1.400 arrivati all'8. 1.500 il prossimo rilancio. 1.400 euro per la prima. Siamo al telefono paletta 8, giusto? 8? 1.400 per la prima, paletta 8. 1.400 per la seconda. 1.400 per la terza, telefono, paletta 8.
Allora, siamo sempre al secondo di Arte Luce, abbiamo 1000 euro, mi vengono confermati all'8, ma c'era anche il 9, che prendo i 1100 e prendo i 1200 che arrivano dalla paletta numero 7. Quindi siamo a 1200 alla paletta 7, 1400 alla paletta numero 8, 1500 il prossimo rilancio. 1500 arrivati al 3, 1600. 1600 arrivano al telefono, all'8, 1700 il prossimo. 1600 alla paletta 8 per la prima. Arrivati 1700 online, 1800. Uno sì, uno no. 1800 arrivati all'8, 1900 il prossimo. Arrivati, 1900 arrivati al 3, 2000 il prossimo. 2000 all'8 al telefono. Prossimo rilancio è di, scusa, 200, 2100. Siamo a 2000 al telefono per la prima. 2000 per la seconda. Arrivati 2000 per la terza, paletta 8, telefono. L'8181 181, sì, l'8181. Base d'asta confermata 1000 euro, ma abbiamo il banco che fa 1200. 4 torna al banco. Allora, 1200, 1300, 1400 il prossimo. 1000, no, 1.400 arrivati, 1.500, 1.600 è il prossimo. Giusto? E devo fare così. 1.600, 1.700, 1.800 il prossimo rilancio. 1.800, 1.900, 2.000 il prossimo rilancio, torna al banco. Torna al banco, 200, 2,2 il prossimo, 2100, 2002, 2002 il prossimo rilancio. Ho capito, devo fare così, lascia che lo faccia. 2002, torna al banco, 2,3, 2,4 il prossimo rilancio. Siamo al telefono e al banco. 2004, torna al banco, 2,5, 2,6 il prossimo rilancio. Scusa. Dico una cosa al telefono, 2006 è paritario col banco, quindi vince il banco. È paritario col banco, quindi per andare oltre bisogna fare 2,7. Allora, 2007 al telefono, il banco ha chiuso, 2.800 euro è il prossimo rilancio, altrimenti 2007 per la prima. 2007 per la seconda. 2000 per la terza, paletta 4. Scusa, ma questo telefono era per questo lotto? Sì, no, ha giudicato la paletta 4. Allora, paletta 427. L'8182, sono finite le lampade, passiamo agli oggetti di vario utilizzo. Questo è un appendiabiti. 50 euro arrivano dalla paletta numero 3, 60 il prossimo rilancio, altrimenti 50 per la prima. Vado? Allora, 50 euro è la base d'asta confermata al 3, 60 è il prossimo rilancio, altrimenti 50 per la prima, 50 per la seconda e 50 per la terza. L'8183, uguale, altro attaccapanni, sempre simpatico. Base d'asta da confermare, 50 euro. Confermata ma torna al banco. Torna al banco, 60-70 il prossimo. Vogliamo, facciamo
Facciamo una cosa? Sì, allora ce l'ho, banco è a posto, arriva il co mettiamo 100 euro come scaletta e così sistemiamo la scaletta che ce l'ha il banco, 120 è il prossimo. Arrivati 120 al 7, torna al banco a 140, il prossimo rilancio è di 160 euro. Altrimenti è 140, arrivati 160, il banco si ferma, parte la gara online. 160 paletta numero 3, prossimo rilancio è di 180 euro, altrimenti è 160 per la prima. 160 per la seconda. E 160 per la terza paletta. Siamo ancora agli attaccapanni. Questo è bianco, sempre molto simpatico, anche questo, però c'è anche lo specchio. Base d'asta da confermare di 50 euro. Chiedo la conferma. Sì, c'è. Non lo vedi? No. Quelli là, guardavi oltre, oltre. 50 euro la base d'asta da confermare. Chiedo la conferma per la prima. Per la seconda. E per la terza l'8185. Castiglioni, portacenere, 50 euro la base d'asta da confermare. Per la prima. Seconda. Arrivati 50 e li accetto ben volentieri. 60 euro il prossimo rilancio, altrimenti 50 per la prima. Arrivati anche ai 60, sistemiamo la scaletta? Ah no, giusto, perché siamo a 10 euro, scusate, volevo metterla a 90, ok. Si fuma di... Si, 100? 120, si fuma di più di quanto si attacchi una giacca. Benissimo, allora 120 alla paletta numero 2. 140 euro il prossimo rilancio. 120 per la prima. Arrivati, 160 il prossimo. 180 il prossimo. 160 per la prima. 200 il prossimo. 220 il prossimo rilancio. 200 per la prima, 200 per la seconda, 220 sì, ho sentito che parlavi prima che io battessi il martello, quindi prendo i 220, 220 ma siamo a 240, 260, allora 240 siamo alla paletta numero 2, per la prima. Arrivati 260, 280 il prossimo, 300 il prossimo, 280 per la prima, 280 per la seconda e 280 per la terza paletta. Due? Allora, Ico Parisi per Stil Domus, torna al banco. 120 paritario al banco, quindi la gara parte da 140 se qualcuno vuole offrire di più. Arrivati ai 140, 160 il prossimo. 140 per la prima, paletta numero 3. 140 per la seconda. 160 per la terza paletta. 3.
L'8187 manifattura italiana, cioè è un portatelevisore. Confermata la base d'asta di 100 euro, 120 il prossimo rilancio. 120? 120 alla paletta 9, 140 il prossimo. 120 per la prima. 120, qualcuno ha una caramella, qualcosa? Allora c'è. 120 e non si può. 120 per la prima. 120 per la seconda. E 120 per la terza paletta 9. Non si può durante una sessione. A meno che non muoia, non si cambia. L'8188. L'8188, Venini, coppia di maniglie, base d'asta da confermare di 100 euro. Confermata la base d'asta alla paletta numero 2. Prossimo rilancio è di 120 euro. 120 arrivano al 9. Paletta 9, prossimo rilancio è di 140 euro. Arrivati. 160. Sì, no, sono arrivati anche i 160 al 7. Siamo a 180 il prossimo rilancio. 160 euro, paletta numero 7 per la prima. 160 euro per la seconda. E 160 euro per la terza, paletta 7. 7. Allora, Giorgio Werther Marini. Allora, provenienza eredi di famiglia, coppia, questa è una coppia di cuscini. No, è un cuscino degli anni 20, base d'asta da confermare è di 180 euro. Chiedo la conferma per la prima, per la seconda. Confermata, la base d'asta viene confermata dalla paletta numero 9, quindi il prossimo rilancio è di 200 euro. 180 la base d'asta confermata, il prossimo rilancio è 200. 180 per la prima. 180 per la seconda. E 180 per la terza. Paletta 9. Ancora Giorgio Werther Marini, ancora un cuscino, base d'asta da confermare, 140 euro, chiedo la conferma per la prima. Confermata la base d'asta alla paletta 9, 160 il prossimo rilancio. 140, siamo a 140, confermata la base d'asta alla paletta numero 9. 160 è il prossimo rilancio e se nulla avviene io chiamo 140 per la prima. 140 per la seconda e 140 per la terza alla paletta numero 9. Ancora è l'ultimo dell'autore di Werther Marini. È il 191, abbiamo una base d'asta da confermare di 180 euro che viene puntualmente confermata alla paletta 9. 200 è il prossimo rilancio, altrimenti è 180 per la prima. 180 per la seconda, arrivati i 200 alla paletta numero 2. 220 il prossimo. 200 per la prima, paletta 2. 200 per la seconda e 200 per la terza paletta numero 2. Cesare
Allora, Carrello, Cesare Lacca, 200 euro, confermati, lo so, 220, 240, torna al banco, 240 il prossimo rilancio, arrivati 240 dal 7. Allora, devo fare un po' di conti, torna al banco, scusa, 260, 280 il prossimo rilancio, giusto? Mi confermate? Grazie. Arrivati i 2,80, devo fare tutto un procedimento. 2,80, 300, 3,20 il prossimo. È giusto? Oh. Scusate, io su queste cose mi fermo. Arriva, allora, sì. Grazie, allora, 3,20 sono arrivati, quindi 3,40, 3,60. Perfetto, sono arrivati i 3,60, confermi? Sì, quindi 3,80, 400. 400 euro è il, no, 400 è il prossimo rilancio, esatto. Arrivati 400 alla paletta numero 9, quindi 4,20, 4,40 è il prossimo rilancio. Sì, chiamameli tu allora, io no, devo starci 2 minuti, devo stare per fare questa roba qua. Allora, siamo a 4,20 al banco. Prossimo rilancio è di 4,40 che arrivano al 2, quindi 4,60 e 4,80 il prossimo rilancio. Giusto? 4,80 è il prossimo rilancio. Benissimo. Quindi 4,60 al banco, 4,80. 4,80 arrivano dall'1. Quindi 500, 5,20. Ah sì, giusto. Siamo a 5 e 100 al banco e 5,50 è il prossimo rilancio, altrimenti chiamo 500 euro per la prima, 500 euro per la seconda, 500 per la terza alla paletta 3. Sì, però la giudico al 3. Benissimo. Allora, confermato, siamo a posto? Lotto 1, 9, 4. No, 3. Lotto 193, Ettore Sozzas. Base d'asta da confermare di 200 euro. Scusate, ci siamo? Chiedo la conferma. Non c'è conferma? Di Sozzas? Per la prima, per la seconda, ritiro. Lotto 194. Paolo Buffa, Piattaia. Base d'asta da confermare, 200 euro. Confermati 200 euro. 2,20 il prossimo, arrivati al 9. 2,40 arrivati anche i 2,60 al 7, 2,80 all'1, 300 il prossimo, 2,80 per la prima, arrivati 3 al 3, 3,20 arrivati all'1, 3,20 per la prima, 3,20 per la seconda. E 3,20 per la terza, paletta 1. Lotto 195, coppia di maniglia, Crystal Art, Torino. Base d'asta da confermare, 200 euro confermata all'1. 2,20 è il prossimo rilancio. Siamo a 200 euro confermati alla paletta numero 1. Arrivano anche i 2,20 alla paletta 7, 2,40 il prossimo. 2,40 arrivati, 2,60 arrivati, sì, 2,70, 60, 2,60 arrivati, 2,80 all'1, 300 il prossimo, 280 alla paletta numero 1 per la prima, 280 per la seconda.
e 2,80 per la terza paletta 1. Lotto 196. Allora, base d'asta è confermata, Romeo Rega, attaccapanni, 200 euro confermati, 2,20 è il prossimo rilancio. Arrivati al 9. Sì, arrivati i 2,40 al 2. 2,60, arrivati al 7. $2,80 al 2, 300 è il prossimo. 2,80 per la prima, paletta numero 2. 2,80 per la seconda. 2,80 per la terza paletta 2. Lotto 197, carrello Cesare Lacca, arriva, eccolo, base d'asta da confermare, 200 euro, chiedo la conferma. Non arriva? Sicuri? Per la prima. Vedi che arrivano, se tu li chiami loro arrivano piano piano. Allora, confermata la base d'asta di 200 euro e arrivano anche i 2,20 alla paletta numero 7. 2,40? No, sì, i 2,20 sono arrivati al 7. I 2,40 è la prossima offerta che arriva. Non lo so, domando. È una domanda. Non arriva. Allora, 2,20 per la prima. 2,20 per la seconda. Arrivati 2,40. Grazie, 2,40 sono arrivati, ma sono arrivati anche i 2,60 alla paletta 7, quindi 2,60 per la prima. Per la prima, la paletta 7. 2,60 per la seconda. 2,60 per la terza paletta 7. Anacleto Spazzapan, coppia di scultura in ferro, base d'asta 200 euro e se schiacci il volume sospendi la telefonata, ecco. Allora siamo a 200 euro la base d'asta da confermare, chiedo conferma. Mi confermate? Per la prima, per la seconda e per la terza. Lotto 199 Ico Parisi, base d'asta confermata, giusto? È lì? Ok, base d'asta confermata di 300 euro. 3,20 il prossimo rilancio che arriva dal 9, ma arrivano anche i 3,40 dal 7, 3,60 al 9, 3,80 il prossimo rilancio. 3,60 per la prima. 3,60 per la seconda. 3,60 per la terza, paletta 9. Lotto 200. Lotto 200, base d'asta da confermare di 300 euro. Arrivata. Allora, la base d'asta è confermata, ma arrivano anche i 3,20. 3,20 al 7. 3,60, arrivati al 7. 80. Arrivati anche i 400. Ah, c'è una telefonata? Allora, non lo so. Allora siamo a 4, ti posso... 40. Sì, no, stavo parlando con...
Scusa? Sì, vado avanti. Allora siamo a 4,60, ma sono arrivati anche i 4,80. Siamo a 4,80. Il 7. 500 all'1, 5,50 il prossimo. 500 euro alla paletta 1 per la prima. 500 alla paletta 2 per la seconda. E 500 per la terza alla paletta numero 1. Lotto 203. Tobia Scarpa, Divano, Bastiano, base d'asta 200 euro. Chiedo la conferma, c'è una telefonata? Ok, chiedo la conferma della base d'asta di 200 euro. Non ve ne pentirete, per la prima, per la seconda, e per la terza. Lotto 204, base d'asta 100 euro da confermare, arrivati 120 il prossimo rilancio, 100 per la prima, per la seconda, e per la terza? Sì, paletta 2? Confermato la paletta 2? Allora, Sgabelli, abbiamo la base d'asta confermata. Allora, c'è il telefono per questo lotto. Allora, ti do subito... No. Allora, abbiamo 4,20, 4,20, 4,60. Allora, 4,60 è paritario al banco, quindi la prossima... Ah, è lui? Perfetto. Allora, abbiamo i 4,20 che sono arrivati, i 4,40, i 4,60 sono paritari al banco. Quindi, il prossimo rilancio è di 4,80. Altrimenti è 4,60 per la prima. Ecco, arrivati 4,80 al 3. Allora, arrivati... No, aspetta, i 500 sono del telefono. Ci siamo? Ok, 5,50 online, paletta 3. 600 il prossimo. 600 all'8, 6,50 il prossimo. 600, paletta 8 per la prima. Arrivati online. 700 il prossimo. 700 al telefono, paletta 8, 7,50 il prossimo. Arrivati 7,50 online. 800 al telefono. 8,50 il prossimo rilancio. Siamo al telefono 800 euro. 8,50 il prossimo rilancio. 800 euro per la prima. Arrivati. 900. 850 euro per la prima, paletta 3. 850. 900 al telefono, paletta 8, 9,50 il prossimo. Arrivati online, 1000 il prossimo rilancio. 1000 telefono, paletta 8, 1100 il prossimo. 1000 euro per la prima. Arrivati. 1200 il prossimo. 1200 al telefono, arrivati 1003 il prossimo rilancio. 1200 euro per la prima. Arrivati 1300.
1.400 arrivano dal telefono, 1.500 il prossimo. Arrivati. Millecinque per la prima. Arrivati al telefono, 1.600, 1.700. 1.600 euro per la prima. Arrivati i 1.700. 1.007 per la prima. 1.007 per la seconda. 1.008 arrivati al telefono, 1.009 il prossimo rilancio. 1.008 per la prima. 1.008 per la seconda. 1.008 per la terza. Paletta 8, telefono, complimenti. Paletta 8. Lotto numero 206, 200 euro, la base d'asta da confermare. Sono tre poltrone di Sozzas. Chiedo la conferma della base d'asta per la prima. Seconda. 200 euro sono arrivati? Allora, arrivati 200 euro alla postazione numero 3. 220 il prossimo rilancio, altrimenti 200 per la prima. Per la seconda e per la terza, confermo. Yes. Lotto 207. Base d'asta 10 euro. Solo per il colore glieli darei io. È una. Ho capito, ma degli anni 30, ragazzi, cioè cosa volete? Chiedo la conferma per la prima, per la seconda, ma che bel turchese. E per la terza passo all'otto 208. Giuseppe Pagano, 100 euro, come? 100? Sì, ma torna al banco. Torna al banco. Ecco, quindi è buona la mia, 180 il prossimo rilancio. 160, arrivati 180 al 3, il banco finisce e si va avanti. Allora, 180, scusa? 200. 200 a paletta numero 3, 220. No, non lo so, ho detto 220, come dire, la prossima. Ma tu non, cioè, siamo a 200. 220 è la prossima. 200 per la prima. 200 per la seconda. 220 arrivati sul martello, 240 il prossimo rilancio. 220 per la prima. 2,20, arrivati 2,40, 2,60 il prossimo, 2,40 per la prima, 2,40 per la seconda, 2,40 per la terza. Paletta 3. Paolo Buffa, 100 euro, questa coppia di sedie. Confermati, grazie. 120 il prossimo. No, ma io mi sono un po' perso, scusate un attimo. Ma il 207 che cosa ha fatto? Sì, ho capito tutto. Ho fatto io un errore. Allora,
100 euro confermati, 120 il prossimo rilancio, altrimenti 100 euro per la prima. 100 euro per la seconda. E per la terza confermo al 2. Lotto 210. Ma che bel turchese, come quello di prima. 50 euro la base d'asta a confermare. È confermata? Eh sì, beh, era tutto, cioè, c'era tutta un'idea su questa cosa qua. E non ce la conferma per la prima, per la... Cosa? Eh? Eh sì, lo so, siamo oltre noi, siamo... No, è quello, se no era troppo palese. No, cioè, dovevi arrivarci da solo. Allora, 50 euro per la prima, per la seconda... E per la terza, lotto 211. Base d'asta 80 euro, chiedo la conferma. Per la prima, seconda, terza. Lotto 212, sgabello. 80 euro la base d'asta. Per la prima, per la seconda e per la terza, lotto 213, 100 euro, ma torna al banco. Ok, quindi il prossimo rilancio è 180. Ok, bravissima, se fai così, guarda, mi dai anche un attimo di respiro. Quindi sono arrivati, ma il telefono è per questo? No. Allora, siamo arrivati anche i 2,20. Torna al banco 2,40, com'è? Allora, 2,40 è il banco, 2,60 il prossimo rilancio, altrimenti 2,40 per la prima, 2,40 per la seconda. E 2,40 per la terza. Per tre, vero? 2,14. Base d'asta confermata? Bene. 90. 90 arrivano al telefono, ma arrivano anche i 100 al 9, paletta 9. 120 alla paletta 7, arrivate alla 7, 140. 140 arrivati al telefono, 160 il prossimo rilancio, 160 arriva al 7, 180 il prossimo rilancio, siamo alla paletta 7 a 160. Al telefono. 100 e 200 euro al prossimo rilancio, altrimenti è 180 per la prima. 180 per la seconda. E 180 per la terza, paletta 4, telefono. Lotto 215, base d'asta da confermare, 50 euro, chiedo la conferma. Come turchesi però qua siamo, fantastico. Uguale. Chiedo la conferma per la prima, per la seconda e per la terza, lotto 216. Coppia di poltrone, manifattura italiana, Vimini, anni 50, 60. Allora,
non... Ci sono anche telefoni? No. Allora, 150 euro la base d'asta da confermare. Chiedo la conferma. Per la prima. Per la seconda. E per la terza. Lotto 217. 100 euro la base d'asta da confermare. 100 euro confermati? Allora abbiamo il telefono che conferma i 100 euro, ma non so se l'altro telefono... Sì, ok. 120 al 4, 140 al prossimo. 140 all'8, il prossimo è 160. Arrivati? Abbiamo due telefoni. Allora, siamo a 160 al telefono? Ok, 160 alla paletta numero 4 per la prima. 160 per la seconda. E 160 per la terza, paletta 4. Base d'asta da confermare, 150 euro. Allora, fermi tutti. Siamo al... Non era uno... Non era... 150. Sistemiamo la... Prossima offerta è 180. 180 alla paletta 4. 200 il prossimo. Prendo prima il telefono, paletta 8, 220, 220 al 4, 240 il prossimo, arrivati online al 3, 260, 260 al telefono, paletta 4, prossimo rilancio è di 280, altrimenti è 260 per la prima. 2,60 per la seconda, arrivati. $300 il prossimo rilancio. Arrivati, 3 al telefono, 3,20. $300 per la prima. $300 per la seconda. E 300 per la terza, paletta numero 4. Lotto 219. Base d'asta confermata. 100, ma abbiamo anche i 120 e anche i 140. Quindi il prossimo rilancio è di 160 euro. $160 arrivati, $180 il prossimo rilancio. $160 per la prima. $160 per la seconda. E $160 per la terza. Lotto 220. Allora... Torno al banco, sistemiamola. Allora, torno al banco fino a 200, dai, perché tanto ci sono anche le offerte online. 220 è il prossimo rilancio. 220, torno al banco, 240, 260 è il prossimo rilancio. Torna al banco 280, 300 il prossimo rilancio. $300 arrivati al 3, 320, torna al banco 340 il prossimo rilancio. Torna al banco. Torno al banco.
3,60 all'8, il banco finisce, continuate voi. Siamo a 3,60 paletta 8, telefono. 3, arrivati 3,80 online. $400 all'8, $4,20 il prossimo. 400 per la prima, arrivati 4,20. 420 per la prima. 420 per la seconda. E 4,20 per la terza. Paletta numero 3. Lotto 221, Osvaldo Borsani. Base d'asta da confermare, €150. Confermati, arrivati anche i 160, 180 il prossimo. Va bene, li prendo, 190 li prendo. Per mettere in ordine facciamo €200 il prossimo rilancio. 190 per la prima. 190 per la seconda. E per la terza, paletta 3. Lotto 222. 150 confermati, ma sono arrivati anche i 160 e anche i 180. Prossimo rilancio è di €200 all'1, €220 il prossimo. 200 per la prima. 200 per la seconda. E 200 per la terza. Paletta 1. 2, 2, 3, il prossimo lotto. Manifattura italiana, 4 sedie, €150 la base d'asta per confermarle. Per la prima, per la seconda, quasi quasi me le piglio io queste, sono belle. E per la terza passiamo all'otto 224, nonché ultimo di questa tornata e anche di questa sessione. Allora, confermate? Confermata la base d'asta di €150 la postazione numero 2. Ma arrivano anche i 160 alla paletta numero 7 per mettere in ordine la scaletta. €180 il prossimo rilancio. 160, arrivati? Quanti? 180. Bene, 180 alla paletta numero 2, 200 il prossimo. 180 per la prima. 180 per la seconda. E 180 per la terza, paletta numero 2. E con questo vi salutiamo, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento per domani, sempre alle 15, alle 17 e alle 19. Buonasera.